lungo il fiume, un uomo gioca in equilibrio sui metalli e sull'idea di una trasformazione antica di vari elementi. Conosce a memoria il Vangelo del Grande Oriente, nobile servitore onnipotente, Cagliostro è diventato vecchio nella sua torre. Lui lo sa che il vento busserà alla porta stasera e avrà i colori di una donna sola. L'amore rinchiuso in un'ampolla di vetro può solo diventare sofferenza. L'anello che hai forgiato ora è il quinto, il sesto punto di partenza. L'odore di zolfo schiarirà i pensieri e lascerà tre corpi in un cerchio astrale. Ora sono pronto a ricoprire d'oro la mia pietra filosofale. Lui lo sa che il vento ha i colori del mondo. Questa sera se lo porterà via. Amore, 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 ma chi lo può salvare dal fumo di una stanza? Io vorrei poter volare. Amore, 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 ma perché lo vuoi salvare? Un uomo che rinchiude il tempo non vuole amare. Solo immagine di eternità, io sono il flusso magico che cambierà le simmetrie instabili del mondo. Quando nei ricordi partoriranno candide colombe che voleranno, allora tu sarai chiamato sapiente. Questa sera il vento porterà essenza di rosa e quella donna perduta sarà la tua sposa. Amore, 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 io vorrei poterti amare e insieme distillare mercurio, antimonio e sale. Amore, 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 così ardente il mio dolore. Dall'esilio di un'ampolla vuota vedrò il sole. Un brano davvero bellissimo, quello che ci ha fatto scoprire oggi Paolo Franceschetti, si chiama L'alchimista e la rosa, antica tradizione, che ho letto essere un gruppo, un progetto musicale che viene iscritto nella cosiddetta musica alternativa, ma anche direi musica Paolo sapienziale, perché il testo parla proprio di alchimia, parla comunque di temi piuttosto elevati. Paolo, benvenuto. Sì, ciao, ciao a tutti. Come è saltato fuori questo? Ma è un gruppo che ho scoperto perché me l'ha fatto conoscere una mia amica Giusy, e vedendo i testi ho visto che oltre ad essere molto belli sono proprio di qualcuno che l'esoterismo lo conosce molto bene, e quindi sono sicuramente degli iniziati, e i testi sono veramente bellissimi, insomma, oltre che anche la musica, più i testi che la musica, diciamo, secondo me, insomma. Però il connubio di questa musica comunque molto bella e di questi testi particolari ne fanno delle canzoni un po' uniche nel suo genere, insomma. Assolutamente. Vedi, Paolo, dopo tanti anni ancora c'è qualcosa che può essere appunto una musica, un brano come questo, oppure a volte una frase che ancora ci stupisce, ancora ci sorprende, e non è scontato dopo comunque tanti anni, ormai tanti anni che siamo qua, giusto? Sì, guarda, io delle volte con la musica ho veramente delle sorprese,
Per esempio, ho raccontato, no, di come una mia grande sorpresa è stato l'heavy metal e l'hard rock, che io non sopporto proprio dal punto di vista musicale, io non posso ascoltarli questi brani, però i testi di alcuni gruppi come gli Iron Maiden o altri sono straordinari, ma parlano, Ozzy Osbourne, parlano proprio di tutti i concetti spirituali, ma in modo esplicito, sono straordinari, bellissimi. Peccato per la musica, che è orrenda, insomma, almeno per me, chiaramente. E sono stati veramente una sorpresa, però questo è un altro discorso, insomma, ne ho parlato in altre trasmissioni, insomma. Certo, assolutamente. Allora, l'ultima puntata, Paolo, vedo che ha suscitato, come dire, vedremo se ci saranno ulteriori reazioni, anche perché poi su YouTube è uscita ancora da poco, però vedo che il pubblico ha apprezzato, e sai che quando torni a parlare di questi temi c'è sempre qualcuno che sottolinea il fatto che gli piace molto che Paolo torni a parlare di questi argomenti, anche se per te sono sostanzialmente un percorso chiuso, per i nostri ascoltatori invece è un percorso sempre aperto. Però la vita poi ti riporta. No, ma guarda, Fabio, bisogna precisare una cosa: non è che è chiuso nel senso che non ne voglio più sentir parlare, è chiuso perché è un'esperienza che ho fatto, in cui ho capito come funziona il mondo giudiziario. Ho capito, tramite la conoscenza diretta di certe vicende, come funzionano anche dal punto di vista esoterico queste vicende, come le bestie di Satana, il mostro di Firenze. Quindi non è affatto chiuso, cioè è una parte però delle esperienze, e soprattutto la parte più importante, diciamo, che ne ho ricavato, è capire come, quando si dice che noi viviamo in una matrix e la realtà è tutta rovesciata, la realtà materiale che noi viviamo e vediamo è il contrario di qual è la realtà effettiva. Siccome l'evoluzione, lo cito sempre ormai questa frase di Serena Pattaro, adesso non mi ricordo come si pronuncia, comunque, che dice: l'evoluzione è togliere via via i veli ad uno che ci separano dalla visione ultima della realtà. Ecco, la mia esperienza giudiziaria mi è servita per capire che il meccanismo giudiziario, il processo, eccetera, è una balla colossale, una truffa colossale, perché è una finzione, è tutto finto. Però è normale che sia così, è tutto finto nella medicina, quella ufficiale, è tutto finto, l'informazione ufficiale, la storia ufficiale che ci raccontano è falsa, quindi è diciamo un velo che bisogna togliere, che io ho tolto. Certo, ci ho messo anni, purtroppo, per rendermene conto, ma alla fine capisci che, appunto, noi viviamo in una realtà che è finta, e il nostro scopo qui sulla Terra è andare a capire, a percepire, a vivere anche quella che è la realtà effettiva, che è oltre la materia. Però la materia è solo la manifestazione concreta di alcune vicende che vengono vissute però su un piano spirituale e che viene formato però in astrale. Nella materia, la materia è prevalentemente una finzione, per come ce la presenta, non so. Capito questo, serve per il processo evolutivo, quindi penso che sia servito a molti ascoltatori seguire tutte le vicende, non mie, sul mostro di Firenze, sulle bestie di Satana. A me personalmente è stata una delle esperienze più forti della mia vita, però è stata un'esperienza spirituale, non certo giudiziaria. Giudiziaria, ha ragione Michele Tollis quando mi prende per il culo dal suo punto di vista materiale e mi dice: complimenti per il ricorso che hai fatto a Brescia, no? Dicendomi l'hai perso il ricorso, quindi mi sta prendendo in giro sostanzialmente. Ma lui ha ragione, dal punto di vista materiale non ho ottenuto nulla, però ho ottenuto molto dal punto di vista spirituale, cioè ho capito veramente come funziona il demonio sulla materia, in particolare nel processo, insomma. E allora, oggi invece, Paolo, non so se il tema ha a che fare con il brano che abbiamo ascoltato oppure no. Ma sì, certo che ha a che fare, se no non l'avrei messo. Ma allora, guarda, l'argomento che tratto ha a che fare anche con le bestie di Satana. La bestia 666 dell'Apocalisse
e l'Arcangelo Michele, eccetera, perché parleremo della linea di San Michele, ma in particolare parleremo di un libro di Giulia Graglia che mi è stato recapitato, mi è stato donato da, è una mia ascoltatrice, e ha scritto questo libro che si intitola La via del matto, sottotitolo Luce sull'enigma di Torino. Me l'ha inviato, e me l'ha inviato proprio dopo che sono andato, ho passato il Capodanno a Torino insieme a Elena, a Tiziano, ad Arciere, e abbiamo passato il Capodanno noi quattro, e quindi mi è arrivato questo libro che parla appunto dei misteri di Torino. Prima voglio raccontare un po' in che coincide, perché si inserisce questo libro in una serie di coincidenze su Torino che ho già raccontate in altre trasmissioni, e continuano queste coincidenze, questo fil rouge che lega tutta una serie di eventi, lega anche me ed Elisabetta Giuliani. Adesso racconto, così per introdurre l'argomento, tutte queste serie di coincidenze, e poi come sono arrivato a dire ok, faccio una trasmissione proprio su questo libro, che è interessantissimo. Perché parla della linea di San Michele, parla dei misteri di Torino, è anche un romanzo bellissimo. Beh, allora, prima di spiegare l'importanza che ha avuto questo romanzo, che poi tale non è, in realtà è molto basato sulla realtà, racconto un po' come mi è arrivato, quindi come ci sono arrivato. Allora, una parte delle coincidenze di Torino l'ho raccontata, quindi adesso non riannoio chi l'ha già ascoltata. Dico velocemente, semplicemente, che qualche mese fa ho cominciato a notare tutta una serie di coincidenze pazzesche che riguardavano Torino. Cioè, avevo fatto circa 10 temi natali, tutte di persone di Torino, cosa che superava ogni possibilità statistica, no? A quel punto loro ho detto, apriamo i prossimi 3 temi natali, vediamo che persone mi chiedono il tema. Erano 3 persone di Torino, quindi ho aperto 3 temi, tre temi di Torino, ho detto ok, qui siamo oltre la coincidenza casuale. E nello stesso periodo mi avevano offerto un lavoro a Torino, avevamo organizzato con delle persone una conferenza a Torino, e poi avevo una corrispondenza molto intensa con una mia ascoltatrice da anni, che è una mia amica da anni, e che non avevo ben capito che abitava proprio a Torino, in uno degli epicentri del Triangolo Magico, che è Piazza Statuto. Infatti con questa mia amica capitavano delle coincidenze pazzesche di tipo magico. Lei abita in una casa chiaramente piena di spiriti che vedono non solo lei, ma anche i figli, il marito, e infatti tra me e lei capitavano delle coincidenze pazzesche, tant'è che a un certo punto gli dissi, ma Carlotta, ma forse stai desiderando per caso che io venga a Torino, perché questa mia amica ha dei poteri magici per cui quando desidera qualcosa la realtà si piega a quello che lei vuole. E quindi a un certo punto ho detto, ma non è che stai desiderando che venga a Torino, perché tutto mi sta portando a Torino. E lei mi disse, sì, effettivamente ho espresso il desiderio che tu venga a Torino, però non solo per conoscere, perché perderesti tempo oltre che soldi, ma per lavoro, in modo che così fai qualcosa che ti piace e allo stesso tempo avremo l'occasione per conoscerci. Allora a quel punto gli dissi, vabbè, ma conosciamoci direttamente, insomma, non aspettiamo l'occasione che io venga su, perché all'inizio ho pensato che tutte queste coincidenze fossero create solo dalla sua volontà. Quindi comunque ci siamo conosciuti, e il giorno che ci siamo conosciuti, infatti, il lavoro su Torino, hanno detto vabbè, no, non si fa più, e la conferenza saltò, perché litigai con uno degli organizzatori della conferenza e ok, non si fece. Quindi andando a conoscere Carlotta, cioè effettivamente le coincidenze sono cessate per un periodo, ma poi sono riprese, perché per esempio a Acilia ho fatto un corso questa estate e 5 su 10 dei partecipanti erano di Torino, e anche qui sopra le statistiche casuali, no? In più l'organizzatrice Silvia, cioè quella che ha il centro in cui abbiamo fatto il corso, è di Torino. E allora a quel punto mi ricordo che raccontai tutte queste coincidenze a Elisabetta Giuliani, che per chi non la conoscesse ha fatto comunque una trasmissione
qui a Border Nights con noi, si occupa anche lei di magia, psicomagia la chiama lei, e ha scritto Comandamenti magici per il mondo che verrà, quel libro di cui ho parlato poi appunto nella puntata che abbiamo intitolato in questo modo, perché è un libro straordinario, veramente magico. E quindi gli dissi: Elisabetta, sai, mi capitano tutte queste coincidenze. E lei mi disse: Paolo, ma lo sai che ho appena fatto i biglietti per Torino. Lei abita a Parigi e quindi aveva fatto i biglietti per una data successiva, che non mi ha detto qual era questa data, comunque era, sarebbe andata a Torino e aveva fatto i biglietti in quel momento. Va bene, le coincidenze proseguono. Sono stato diverse volte a Torino, sono stato a Damanhur, sono state esperienze veramente bellissime e magiche. Sono partito per gli Stati Uniti per fare delle cose con questi amici, l'ho raccontato nel viaggio in USA, che sono di Torino. E poi poco prima di Capodanno la nostra amica comune Elena, che è di Torino, disse: ma perché non passi il Capodanno qua e non venite su tu e Tiziano? E quindi io e Tiziano siamo andati e abbiamo passato il Capodanno a Torino alla Sagra di San Michele. Quando torno da Torino mi arriva questo libro di Giulia Graglia, che è appunto una mia ascoltatrice, che ha scritto questo romanzo e ha detto: Paolo, guarda, te lo mando, con una bellissima dedica, e parla dei misteri di Torino, dicendo delle cose nuove rispetto a quello che dicono i libri, e delle cose che forse qualche esoterista le conoscerà pure, però io alcune cose non le avevo sentite. Adesso fra poco poi dirò su cosa mi ha aperto gli occhi questo libro. E poco dopo che mi arriva questo libro vado a Bergamo alla libreria dell'Alchimista a tenere il corso di astrologia, e lì ho incontrato Germano De Mattia, che è un attore, è un regista, ha fatto di recente un film, no, di recente non l'ha fatto, circa 2 anni fa, ma lo stanno proiettando adesso, quindi a Bergamo faceva la proiezione del suo film La Via dell'Angelo sulla linea di San Michele, che poi per chi magari non lo sa spieghiamo cos'è questa linea di San Michele. E mi ha fatto dono di questo film, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, mi è piaciuto moltissimo lui come persona, veramente una persona ispirata dall'alto in quello che fa, e quindi ha fatto questo documentario sulla linea di San Michele. Bene, quindi torno a casa e ho detto: va bene, adesso farò una trasmissione, La ruota libera la dedico al libro di Giulia. Allora qui c'è una coincidenza carina, perché ieri stavo preparando appunto la trasmissione, e a quel punto io non sentivo Elisabetta Giuliani da circa un mese, forse poco meno, insomma. Comunque io ho scritto e ho detto: guarda, sai Elisabetta, io ho raccontato un po' tutte queste coincidenze di questo libro, e lei mi ha detto: Paolo, ma lo sai dove sto io adesso? A Torino. La data che aveva scelto era appunto questa. Oggi Elisabetta sta effettivamente a Torino. Ok, quindi chissà, non lo so perché ci sono tutte queste coincidenze, ancora non l'ho capito, lo vedremo, lo scopriremo insieme, io, Elena, Elisabetta. Certamente c'è un legame tra tutti, c'è un legame sicuramente, vabbè, di tipo sincronico. Quando ci sono queste sincronicità è il simbolo, il sintomo anche di un collegamento tra persone, cose, situazioni, di qualcosa che poi si deve manifestare e che si manifesterà. Bene, allora veniamo però a questo libro, che già per me è stato importante. Perché? Perché mi ha chiarito un dubbio. Cioè io, vediamo che cos'è questa linea di San Michele, no? Per chi non lo sapesse. Allora, da Gerusalemme alla Normandia si può tracciare una linea retta, e su questa linea retta ci sono ben 7 santuari dedicati a San Michele. Il primo è sul Monte Carmelo a Gerusalemme, poi si procede, c'è Monte Sant'Angelo in Puglia, c'è la Sagra di San Michele a Torino, poi c'è Mont Saint-Michel in Normandia, e poi altri due in Cornovaglia e un altro non mi ricordo adesso dove. Allora, questa linea è una linea perfettamente retta. Tra l'altro la distanza tra Mont Saint-Michel
la Sacra di San Michele e Mont Saint Michel in Normandia è la stessa. Qui abbiamo tutte costruzioni dedicate all'Arcangelo Michele che sono su questa linea retta, e tutte queste costruzioni sono state erette in un modo particolare, magico, mistico. C'è la proprio la dimensione divina in queste costruzioni, che è evidentissimo per chi ha una visione del sacro e del divino. Alcuni potrebbero pensare che sono state costruite a caso, ma non sono costruite a caso, e non è possibile che siano fatte a caso. Perché? Prima di tutto perché hanno, viste da lontano, una struttura molto simile, cioè un monte, e poi su questo monte si erge la struttura, la Sacra di San Michele e Mont Saint Michel, che viste da lontano sono simili, anche se poi strutturalmente sono diverse. Quando uno ci entra, chiaramente ci sono delle diversità, ma da lontano sembrano l'emanazione di una stessa mente. E inoltre, come sono state costruite? Beh, c'è sicuramente del miracoloso e del misterioso. Per esempio, la Sacra di San Michele fu costruita perché praticamente c'era un eremita, adesso non mi ricordo come si chiamava, che voleva costruire una chiesa nei dintorni, ma non lì sopra, su questo monte, e accumulava la legna per costruire questa chiesetta in legno. Questo siamo attorno all'anno 1000, la data esatta non la ricordo, ma insomma non importa. Costruisce questo, cioè accumula questa legna, però la mattina non la trovava più questa legna. Allora pensava a dei ladri, e si organizzarono anche dei gruppi di persone che sorvegliavano la notte che questa legna non venisse portata via. Quando però arrivava il mattino, comunque questa legna non c'era più. A un certo punto apparve l'Arcangelo Michele a questo prete, gli disse: guarda, la legna la troverai in cima al monte dove attualmente è la sacra, e la chiesa la devi costruire lì. E così fu fatto. Quindi quello fu il primo edificio che venne costruito, e poi da lì negli anni si ampliò fino a diventare quella struttura meravigliosa che è oggi, con quella chiesa bellissima, lo scalone dei morti, cioè il portale dell'astrologia. Insomma, è una struttura veramente stupenda. Si ha una dimensione del divino e del sacro quando si va lì. Allora, io personalmente ho sempre pensato che l'intervento divino dell'Arcangelo Michele c'era. Cioè, potrei raccontare anche la storia di Mont Saint Michel, ma adesso non è importante, insomma, a questi fini. Anche lì c'è del sacro e c'è del divino. Basti pensare, per esempio, che Mont Saint Michel, quando ci fu la guerra dei cent'anni, non venne mai toccata. Cioè, nonostante la Francia fosse invasa dagli inglesi, che mettevano a ferro e fuoco tutto, e tutta la Normandia fu quasi semidistrutta dagli inglesi, Mont Saint Michel non fu mai toccata. E, ecco, io mi ponevo una domanda: ma perché questa linea? Ok, la linea di San Michele è una linea sacra, una linea energetica, effettivamente, ma e come dice Fausto Caro Tenuto nel film documentario fatto da Germano De Mattia, è costruito su uno dei tanti meridiani della Terra. Fin qua va bene, ma perché? E dal punto di vista spirituale non me lo spiegava. Invece nel libro c'è una spiegazione che magari altri sapranno, però per me è stata una novità. Riflettendoci sopra, sì, probabilmente è così. Allora, noi dobbiamo tener conto che la realtà materiale che noi viviamo è una realtà che si forma dopo che però è stata programmata e progettata in astrale. Cioè, la realtà in realtà si fa in astrale, poi cala nella materia. Ovviamente cala nella materia in modo diverso rispetto a quello che succede in astrale, perché in astrale succede una cosa. Ad esempio, la guerra tra la Russia e la NATO è già stata combattuta in astrale, con delle conseguenze. Quindi già si sa chi ha vinto, non è detto che poi il vincitore ufficiale magari sia quello che i giornali, che la storia riporterà. Cioè, ha già vinto la Russia in realtà, ma magari diranno che la Russia si è ritirata sulla materia, nel piano materiale diranno no, la Russia si è ritirata, si è indebolita, la NATO è più forte, ma
nella realtà, in realtà vincerà la Russia, perché dal punto di vista economico la Russia ne uscirà rafforzata e noi ne usciremo distrutti, ne stiamo già uscendo distrutti, già al momento, no, dell'inizio della guerra abbiamo cominciato a vedere gli effetti disastrosi sulla nostra economia di questa guerra vincente, che sicuramente la daranno vincente per la NATO. E vabbè, perché appunto, ripeto, sulla materia le cose cadono in modo diverso. Quindi che questa linea di San Michele perché è stata fatta? Perché in una battaglia tra San Michele e il diavolo ha vinto San Michele e ha calato un colpo di spada sulla linea di San Michele. Ovviamente il colpo di spada di un arcangelo non è la spada di una persona normale, è una spada che lunga migliaia di chilometri, che quindi ha diciamo tracciato questa linea, ed ecco da qui le costruzioni di queste cattedrali su questa linea. Quindi questa già era una spiegazione che effettivamente non avevo capito, non riuscivo a trovarla. Si parla molto di questa linea di San Michele, ma nessuno aveva mai spiegato il perché, e in questo libro c'è questa diciamo questa spiegazione. Poi ci sono tante altre cose, perché questo libro parla dei misteri di Torino. Allora, intanto però parliamo adesso quindi del libro. Il libro è bellissimo, un mattone di oltre quant'è? Ce l'ho qui, adesso sono oltre 500 pagine. Allora, quando l'ho visto ho detto madonna mia, 500 pagine, però io che faccio? Comincio a leggere i libri, se mi appassionano continuo, altrimenti magari mollo, no? Questo libro veramente mi ha appassionato per la trama, che è molto bella, è scritto molto bene come romanzo, si legge piacevolmente, e io quando leggo un libro, se questo libro mi fa venire voglia di rileggere, nei momenti liberi lo prendo in mano e continuo a leggere, bene, vuol dire che il libro è bello per me, chiaramente. Se invece mi annoia, lo lascio lì e poi lo riprendo, insomma, vuol dire che magari non lo devo leggere, o comunque non mi attira particolarmente. Questo invece ho cominciato a leggerlo, mi ha attirato molto perché la trama è molto bella. In realtà sono tre romanzi insieme, sono tre trame, perché sono le vite di tre personaggi che si incrociano fino a un certo punto arrivare a un punto comune. Questa, la trama mi ha interessato, l'ho scritto molto bene, mi è piaciuta molto proprio anche la trama, però poi a un certo punto in questa trama ci sono i cosiddetti misteri di Torino, ma in realtà ci sono proprio non solo i misteri di Torino, si parla di tante cose dal punto di vista esoterico. Si parla di Dante, si parla di Gioacchino da Fiore, si parla di Nostradamus, si parla, e diciamo i personaggi che sono citati sono tutti reali, quindi è una storia vera in realtà questo libro. Infatti leggendolo mi sono accorto che c'era qualcosa di, cioè mi sembrava una storia vera, insomma. Infatti poi io l'ho chiesto a Giulia, ho detto scusa Giulia, ma cioè, a me mi sembra reale questa storia, la percepisco come tale, mi sembra che non ci sia niente di inventato. Infatti lei mi ha detto sì, è così, sono storie reali. Infatti tra l'altro alcuni personaggi come Roll, beh, non parliamo di Nostradamus, Gioacchino da Fiore e Dante, è chiaro che sono personaggi realmente esistiti, ma Roll, e poi ci sono dei personaggi con amicizie che aveva Roll, che sono protagonisti, tra i protagonisti del libro, e sono tutti reali appunto. Anche i nomi quindi sono reali, come sono reali i luoghi. E c'è una spiegazione dei misteri di Torino particolare. Adesso io non voglio svelare però il contenuto, un aspetto del contenuto che per me è stato importante ma è minore nel libro è questo del punto del a cosa serve la linea di San Michele e perché è stata creata, cos'è dal punto di vista spirituale questa linea di San Michele, e l'ho detto. Però in realtà ci sono tante altre cose. Per esempio Nostradamus andò a Torino e lasciò una lapide. Cioè, teniamo presente poi che in questo libro alla fine ci sono proprio dei documenti originali proprio per provare la veridicità di tutto ciò che è stato detto nel libro. E quindi c'è una lapide che viene lasciata dove? Alla Cascina Morozzo, in via Michele Lissona, numero civico 68. Adesso è stata rimossa questa diciamo questa lapide, però c'era questa lapide che ricordava la venuta di Nostradamus a Torino, dove, vabbè, scritta in latino, la traduzione era: Nostradamus alloggia qui,
dov'è il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Io mi chiamo la vittoria, chi mi onora avrà la gloria, chi mi disprezza avrà la completa rovina. Allora c'è tutta una parte che spiega questa lapide di Nostradamus e spiega come a Torino ci siano anche dei portali dell'inferno e del paradiso. E c'è per esempio la spiegazione che io non avevo mai trovato da nessuna parte, quindi, però siccome non è che ho letto non tutti i libri di esoterismo ovviamente o che riguardano Torino, quindi ho chiesto a Giulia, ma questa parte che riguarda le tre grotte alchemiche di Torino, c'è un mistero riguardante queste tre grotte alchemiche che sarebbero delle grotte in cui si effettuano delle operazioni alchemiche di cui però non si conosce l'esatta ubicazione. E io ho detto, ma questa parte non c'è da nessuna parte, cioè è una cosa tua, cioè, che sta sul libro, ma non ci sono altre fonti. Infatti lei mi ha detto sì, è una cosa che c'è nel libro, è una spiegazione mia di alcuni dei misteri di Torino che non troviamo da nessun'altra parte. Quindi c'è appunto l'ubicazione di queste grotte alchemiche e la funzione delle grotte alchemiche. Particolarmente affascinante è la funzione spirituale, che io non ho trovato da nessuna parte, non solo dei principali punti esoterici di Torino, cioè Piazza Statuto, Piazza Castello e poi la Gran Madre e dove è collocata la Sindone. Beh, e c'è una spiegazione esoterica di perché sono state messe in quei punti e cosa c'è in quei punti. Qui però non voglio spoilerare il libro, quindi chi è interessato può leggerlo e trovarlo su Amazon e comprarlo e leggerselo, insomma. Se no appunto poi mi dicono, ma tu però delle volte parli di libri o di film anticipi anche la fine, ma delle volte è impossibile. E qui posso lasciare, diciamo, una punta di suspense, anche perché poi alcune delle cose che vengono dette nel libro sono comunque da approfondire, da capire meglio, insomma. E quindi, diciamo, oggi parliamo di ho parlato di questo libro e ho dato alcuni spunti. Poi la prossima volta invece parlerò proprio dell'Arcangelo Michele, che è una figura che a me in parte ha sempre affascinato, in parte ha sempre inquietato, devo dire. Però mi ha chiarito questo libro anche, insieme al documentario di Germano De Mattia, alcune cose sull'Arcangelo Michele. Quindi poi la prossima settimana faremo proprio una puntata dedicata a questa figura. E, fine. Come dicono a Torino, bon, vedo che dicono bon a Torino, dicono così. Bon. Mi va, sì. Allora, aspetta un attimo, sì. Fammi dire meglio di questo libro di una cosa importante, sì. Mi sono dimenticato. Intanto posso dire una cosa io, che mettiamo il link in descrizione, vai. Ah, ok. Allora, il libro si intitola La via del matto perché parla di tanti concetti esoterici, quindi noi troveremo in realtà in questo libro anche una sorta di storia esoterica e del fil rouge che collega alcuni personaggi di cui poi abbiamo parlato in passato. Purtroppo sono andate perdute queste, cioè molte di queste puntate su Nostradamus, su Giochino da Fiore non ci sono più, vabbè. Però parla di alcuni concetti esoterici, parla anche di tarocchi. Infatti si intitola La via del matto perché è un libro che è fatto di 22 capitoli, ciascuno dedicato a un arcano dei tarocchi. Anche questo, visto che sono appassionato dei tarocchi, l'ho trovato particolarmente affascinante, insomma. Quindi è un percorso che è un romanzo che parte dai misteri di Torino, ma si dipana sulla figura di Nostradamus, di Giochino da Fiore, di Dante Alighieri. Scusa, una cosa che stavo dimenticando. Per esempio, di Dante dice una cosa, anche qui mi ha tolto un dubbio, diciamo così, perché io su Dante c'era, nella Divina Commedia, il famoso 510 e quinque, quindi il 515, che sarebbe stato il numero del Salvatore. Io non ho mai capito esattamente che cosa voleva dire. Non parliamo delle interpretazioni dei dantisti ufficiali, che sono
un delirio di ignoranza, secondo me, però io non avevo capito cos'era, ma certamente avevo capito che la maggior parte delle interpretazioni erano di quelle ufficiali, erano delle cazzate. E invece qui effettivamente c'è un collegamento in cui spiega che cos'è questo 510 e qui quello collega con l'era dello Spirito Santo di Gioacchino da Fiore, e in realtà sarebbe il numero di Cristo e del Salvatore, quindi il numero del Messia, che mi sembra molto più logica come spiegazione rispetto invece a quella che ne danno i dantisti ufficiali, che io non prendo assolutamente in considerazione. Quindi mi aveva sempre colpito questo 510 e 5, mi è sempre rimasto come punto di domanda, e questo libro mi ha dato una spiegazione per me convincente, poi non so ovviamente se sarà la verità, che lascio poi al lettore di approfondire e leggersi. Ok, volevo quindi, visto che si parlava di Torino, Paolo, raccontami secondo te, anche se un po' l'hai anche, come dire, già da quello che hai detto lo si capisce, ma dove nasce secondo te, ecco, l'energia che tanti avvertono in certi luoghi? Torino è da sempre considerata città magica, anche misteriosa, anche a volte epicentro di gruppi di varia natura, e che poi ha dato i natali, ecco, a personaggi come Roll. Cioè, come spiegarsi l'esistenza della particolarità di alcuni luoghi? Citavi anche prima Mont Saint-Michel. Perché proprio in certi luoghi si concentra magari un certo tipo di energia? Ma guarda, perché la Terra è un essere vivente, anche se noi lo consideriamo un essere inanimato e lo distruggiamo e ne facciamo scempio, in realtà è un essere vivente. Ne abbiamo parlato, no? Diverse volte, e noi siamo figli della Terra. Noi sì, siamo figli dei nostri genitori, sono loro che ci partoriscono, ma loro ci partoriscono perché c'è un collegamento alla Terra. La madre è perché si chiama Madre Terra, perché noi siamo tutti figli della Terra. Pensiamo un attimo per capire questo concetto, che se noi ci nutrissimo solo di cose artificiali, quindi non prodotte dalla Terra, moriremmo. Quindi di cosa ci dobbiamo nutrire? Qual è il cibo più sano? Quello che viene direttamente dalla Terra, che nasce dalla Terra. Tu metti il seme di una pianta, questo diventa frutto oppure diventa una pianta di altro tipo, e ci nutriamo di questo. Se tu togliessi tutti gli alimenti naturali, gli esseri umani comunque moriremmo, no? Quindi è la Terra che fa nascere tutto, e noi nasciamo dalla Terra, siamo figli della Terra. Beh, quindi essendo un essere vivente, come tutti gli esseri viventi, ha delle linee energetiche che sono i cosiddetti meridiani. In Oriente questo è un concetto che addirittura è banale, non bisognerebbe neanche spiegarlo, perché lo danno per scontato, non è che per scontato, però diciamo usano i meridiani, i punti dell'acupuntura, dello shiatsu, eccetera, da millenni. Da noi è una cosa new age, non scientifica. In realtà non è così. E come su un essere vivente i punti dello shiatsu e dell'acupuntura sono punti energetici, infatti tu lavorando su quei punti puoi provocare delle trasformazioni in tutto l'organismo. Così i meridiani della Terra hanno dei punti di intersezione che sono punti energetici, e lavorando su quei punti puoi modificare lo stato di salute, tra virgolette, della Terra, perché costruiscono la TAV in Val di Susa, che è una cosa assolutamente inutile, ma vogliono costruirla perché devono andare a distruggere la linea energetica di San Michele. Come dice Fausto Carotenuto, però per fortuna le linee energetiche sono intelligenti, si possono spostare quando vengono disturbate troppo. Comunque ci sono, quindi, in tutta la Terra. Noi parliamo di Torino è una città magica perché è un punto nevralgico, ma di punti magici nella Terra ce ne sono migliaia, e in ogni parte del mondo, non solamente chiaramente in Italia o in Europa. Quindi ci sono in Africa, ci sono in America, ci sono ovunque, e in quei punti si
sente normalmente, chi è sensibile alle energie sente una particolare energia, sente dei cambiamenti energetici. La maggior parte delle chiese, perlomeno di quelle del Medioevo, venivano sempre costruiti su punti energetici particolari, così come i templi. Perché noi scopriamo sempre, no, che quando c'è una chiesa importante, precedentemente lì c'era un tempio pagano. Ma scusa, però uno dice, ma non ho capito, questi si sono, cioè, diciamo, una versione, no, storiografica, per cui la Chiesa cattolica è andata a coprire i templi pagani con delle chiese cattoliche. Sì, questo è vero in parte, ma di fatto, tu, in teoria, se non esistessero questi punti energetici, cioè se fosse tutta un'invenzione di alcuni esoteristi e naturopati, noi la chiesa possiamo costruire dove ci pare, no? Perché per forza lì, no, perché quelli sono punti energetici, quindi normalmente c'è una stratificazione di templi a seconda di chi ci va, poi sa che lì c'è un'energia particolare, quindi ecco perché magari erigono la chiesa sopra un precedente tempio pagano, e prima del tempio pagano c'erano magari altre strutture. Quindi la terra è piena di questi punti energetici, ma pensiamo a Glastonbury, pensiamo a Londra, San Francisco, Praga, questi del triangolo della magia nera e della magia bianca, no? E poi pensiamo a Chartres, ma ripeto, ce ne sono un'infinità, non è solo Torino. Torino, per la storia d'Italia, ha avuto una storia particolare e sicuramente è un punto energetico particolare. Per Giulia, in questo libro c'è scritto che bisognerebbe riscrivere la storia di Torino, perché si può scoprire, questo leggo dalla postfazione, come e perché proprio da Torino partirà il prossimo cambiamento epocale. Io sono convinto che questo, diciamo, questa visione torinocentrica sia un po' esagerata. Sicuramente ci sono dei cambiamenti importanti che partiranno da Torino, ma ci sono altri punti energetici, secondo me altrettanto importanti, dove si fanno proprio delle battaglie tra il bene e il male per provocare i cambiamenti della Terra. Vedremo. Sì, no, lo so, hai fatto bene avvertire, perché come noto non si capisce. No, ma volevo dire una cosa importante. Quindi secondo te siamo in un momento, ecco, che sta per accadere? Sai che ci sono anche qui siamo poi anche nel tuo campo, ci sono, no, previsioni astrologiche, soprattutto sul 2000, che dal 2024, dopo questo 2023 un po' neutro, quasi preparatorio, 2024 potrebbero esserci, insomma, dei cambiamenti in positivo in generale. Siccome hai parlato, no, di un cambiamento che potrebbe partire da Torino, allora questo mi dà il là per chiederti: siamo secondo te alla vigilia di un qualcosa, insomma, che sta per cambiare, di risveglio, di cambiamenti per l'umanità e per la Terra positivi, non i soliti cambiamenti che abbiamo visto, insomma, negli ultimi anni? Guarda, Fabio, per me assolutamente no. No, ok. Questo no. Ma ti spiego perché, sì. No, però non è sbagliato manco dire che stiamo alla vigilia dei cambiamenti epocali, perché allora l'uomo, diciamo, ha questa caratteristica di essere antropocentrico, quindi crede di essere al centro dell'universo e l'essere più importante dell'universo. La creazione è stata fatta tutta in funzione dell'uomo. L'uomo è il punto di intersezione di energie angeliche e demoniache, è l'unico che ha liberato tutta una serie di cose, per cui l'uomo è al centro dell'universo. Ma tra l'altro c'è una concezione per cui una caratteristica dell'uomo che anche la sua epoca, e quello che fa è sempre al centro, è un'importanza epocale. Allora, l'anno 1000 era un'importanza epocale, il 2012 aveva un'importanza epocale. In tutte le civiltà poi ci sono altre epoche, in India abbiamo il Kali Yuga e poi... insomma, tutto epocale, tutto straordinario, e tutto normalmente è straordinario nel momento in cui l'uomo sta vivendo. E soprattutto... io l'ho notato in tutte le epoche storiche, ognuno nella sua epoca dice: siamo in un'epoca di profondi cambiamenti.
e normalmente sono profondi i cambiamenti, perché c'è il male che sta avanzando, ma il male non vincerà. Questo lo dicono tutti. Io mi ricordo, rimasi colpito da quando ero piccolo, già mi facevo queste domande, Teognide, un lirico greco, che diceva al suo amico Cirno, scrive una serie di poesie dedicate a Cirno, che è il suo amante, e dice: qua che tempi bui stiamo vivendo, però verrà un salvatore che ci salverà. E mi ricordo ancora il verso: temo, è incinta la città, temo che partorisca Cirno uno che ci raddrizzi la proterbia. Perché? Perché erano tempi bui, ma sarebbe venuto il salvatore a portare la luce. Per Dante erano tempi bui, ma sarebbe venuto il 510 e quinque a portare la luce, e così via. Ma in realtà quest'epoca meravigliosa di pace, eccetera, e di cambiamenti positivi e meravigliosi non verrà nella realtà dei fatti. Il mondo è destinato ad essere un campo di battaglia tra bene e male. Il male esisterà sempre e il bene esisterà sempre. L'era di Michele, questa è l'era di Michele per gli steineriani, è l'era di Michele per chi magari crede in queste cose, ma per gli indigeni dell'Amazzonia, per gli africani, per gli australiani, è l'era di Michele, per gli aborigeni australiani. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Che noi abbiamo una concezione per cui vediamo il mondo dalla nostra prospettiva, e quindi vediamo sempre questo disastro, questo male che incombe, e questo bene che però tanto arriverà perché è un'epoca di risveglio, eccetera eccetera. Di fatto il mondo sarà sempre uguale, e qui cito Elisabetta Giuliani nel suo video Comandamenti magici per il mondo che verrà. L'era dello Spirito Santo, che era preannunciata da Gioacchino da Fiore, da Dante e da tanti altri, e in questo libro infatti di Giulia si parla di questo, non avverrà all'esterno, avverrà dentro l'uomo, ma solo dentro ad alcuni uomini. Quindi ci dobbiamo scordare che avverrà un'epoca di pace, di meraviglia, in cui appunto il leone starà con l'agnello e farà bere all'agnello il latte, lo aiuterà a berlo. No, non è quello che succederà fuori, succederà dentro. Allora sì, quindi l'avvento del Cristo è l'avvento del Cristo interiore, non del Cristo esteriore. Non è che arriva un Cristo che cambia le cose, anche perché tanto se arrivasse oggi di nuovo Cristo lo rimetterebbero di nuovo in croce e non lo riconoscerebbero certamente, direbbero che è un impostore, che è di qua, che è di là, che è di su, che è di giù. È dentro di noi che deve avvenire questo cambiamento. Quindi si parla sì di grandi cambiamenti, ma interiori, per chi è pronto a coglierli e a prenderli. Questa è la radiografia di Paolo Franceschetti. Mi era venuta in mente così un'idea, poi non so quanti la raccoglieranno, Paolo, cioè che potete, oltre a scrivere a redazione@bordernights.it, fare una domanda scritta, potete anche mandarci magari una vostra riflessione / domanda, chiaramente non di 20 minuti, una cosa breve, che potete rivolgere direttamente a Paolo, e le prossime settimane magari faremo ascoltare, se qualcuno di voi, così andiamo a rievocare un po' le mitiche chiamate di Skype senza Skype, però, cioè con dei vostri vocali in cui potete magari fare una domanda a Paolo oppure una riflessione, o come faceva qualcuno, Paolo, anche tirare lo sciacquone, perché no, giusto Paolo? Perché anche quello aveva un suo ruolo. Voglio parlare di nuovo con quello che telefonava per tirare lo sciacquone, ti ricordi? Ho nostalgia. Quindi scrivete o mandate un vocale, tanto il vocale non avete bisogno per forza di WhatsApp, potete mandarlo anche via mail a redazione@, si può fare un vocale via mail, sì, lo registrate con il registratore vocale del telefono e poi lo mandate via mail a redazione@bordernights.it. ma vorrò anche, sì, dimmi. Aspetta un attimo, diciamo anche una cosa però. Un altro strumento potrebbe essere: chi ha il numero di Fabio o il numero mio può mandarci un vocale. Sì, ma magari l'ha. Se mi arriva un vocale, il tuo ce l'ha, ma ce l'hanno il tuo. Sì, il mio non ce l'hanno, almeno. Non credo. Il mio ce l'hanno in tanti. Perché io facendo i temi natali a molti ascoltatori, ne ho fatti migliaia. Okay. Quindi, cioè, sono centinaia le persone che hanno il mio tema di Natale, forse migliaia.
No, sul telefono ho 2000 contatti, insomma, quindi sì, non sono tutti ascoltatori di Border Nights, ma insomma la maggior parte sì. Quindi potete mandarmi un vocale, io lo giro a Fabio e poi quelli più interessanti. Esatto. Sì. Oppure potete mandarlo alla pagina Facebook di Border Nights, lì si può fare il vocale diretto. E comunque sia, Paolo, vorrò attrezzarmi con un numero dedicato per WhatsApp, soprattutto te, WhatsApp, Telegram, per dare anche questa ulteriore possibilità e quindi rendere la cosa così anche un pochino più vivace e soprattutto con il vostro intervento. Molto bene, allora a questo punto noi, Paolo, ci sentiamo dopo per la parte finale con Paolo che ritorna con noi. Intanto, Paolo, volevo rassicurarti perché c'è una, sai che ora tutti parlano, sai di cosa, vediamo se facciamo subito un quiz, Paolo. Di cosa stanno parlando tutti in questi giorni, da diversi giorni? Qual è la cosa che sta, di cui stanno parlando parecchi? Guarda, io non seguo più i giornali da tempo e le notizie le prendo da altre fonti, insomma. Cioè, ti dico però, ChatGPT ti dice qualcosa? ChatGPT, no, mai sentita. Pensavo a Matteo Messina Denaro. No, dopo ne parliamo, perché ieri Magaldi ha tirato una bomba che poi abbiamo messo come short. Poi adesso faremo uno short anche con te, anche se in versione audio. Ma volevo dirti una cosa. Quindi tu chat, l'espressione ChatGPT non ti è balzata, non ti è arrivata. Allora, già ChatGPT è un bot che si basa sull'intelligenza artificiale che paga, adesso forse verrà comprato da Microsoft, e che ha stupito un sacco anche gente un po' del nostro mondo per la capacità addirittura, cioè tu gli dici, che ne so, scrivimi un articolo su, che ne so, la storia. Vogliamo fare un esempio se funziona, così ti faccio capire, Paolo. Adesso tu chiedi di fare un articolo, mi segui? Così sì. Entriamo subito nel vivo. E poi perché faccio tutto questo preambolo? Perché un ascoltatore ti voleva tranquillizzare su una cosa, però se prima non capisci di cosa stiamo parlando, non puoi capire neanche il messaggio. Allora, vediamo. Però adesso ho capito. Mi ricordavo questa della ChatGPT, ma ho seguito quello di cui ha parlato Mazzucco. Ah, ecco, bravo. Ecco. Sì, quel creatore di testi praticamente dal nulla. Sì che crea script, non solo testi, crea script, crea canzoni. Vogliamo provarlo, Paolo? Fai una domanda. Io scrivo. Fammi un articolo. Io proverei a fare due domande. Una in cui secondo me potrebbe pure uscire un testo coerente, e poi una che proviamo a incasinargli la vita. Vai, prova. Io scrivo. Tu allora, chiedi. Allora, la domanda è: raccontami la vita di Nostradamus. Raccontami la vita di Nostradamus. Vediamo, via. Nostradamus, 1503-1566, è stato un medico, astrologo e veggente francese. È stato soprattutto famoso per le sue centuries, una serie di quartine che secondo lui predicevano eventi futuri. Nonostante le sue predizioni siano state spesso interpretate in modo errato o fuorviante, Nostradamus è stato molto popolare in Francia e in tutta Europa durante il XVI secolo. Ha anche scritto diversi libri di medicina e astrologia durante la sua vita. Nostradamus è morto nel 1566 nella città di Salon in Francia. Ah, vabbè, si limita a questo. Vabbè, sì. Sostanzialmente. Però se tu gli fai un'altra domanda, cioè lui sì, continua. Lui si è limitato. Ok, proviamo a fargli una domanda su. Mi puoi spiegare la differenza tra la legge di attrazione e la legge di assunzione? Puoi spiegare la differenza tra la legge di attrazione o d'attrazione? Di attrazione. Tu cosa prevedi? Secondo me non risponde a questa. E la legge di assunzione? Secondo te risponde? Vediamo. Vediamo. Vediamo, via.
La legge di attrazione è un concetto che sostiene che le persone attraggono nella loro vita ciò a cui pensano e su cui si concentrano. In altre parole, l'universo risponde alle vibrazioni positive o negative emesse dalla mente umana. Secondo questa teoria, se una persona si concentra su pensieri positivi e desideri positivi, attirerà esperienze positive della sua vita. La legge di assunzione, invece, se ci aggiunge poi invece, capito? È un concetto che sostiene... Ok, un concetto che sostiene che le persone diventano ciò che assumono. In altre parole, se una persona assume comportamenti, abitudini e atteggiamenti positivi, diventerà una persona positiva. Questa teoria sostiene che la vita di una persona dipende dalle sue azioni e dalle sue scelte, e che è possibile cambiare la propria vita assumendo comportamenti e abitudini diverse. In sintesi, la legge di attrazione si concentra sulle vibrazioni della mente e ciò che attira nella vita, mentre la legge di assunzione si concentra sulle azioni e le scelte delle persone e ciò che diventano. Beh, diciamo che qui da 0 a 10 un voto 7 io lo darei, diciamo, perché manca una parte della legge d'assunzione, sì. Che è una, perché c'è la parte della immaginazione, e, per cui non è solo ciò che la persona fa, sì. Ma anche ciò che la persona sente profondamente, può vivere, diciamo, come se una cosa che desidera sia già realizzata, sì. E a quel punto si manifesta. Allora aspetta, quindi... adesso gli chiedo qual è il ruolo dell'immaginazione secondo, ecco, la legge, bravo. Di assunzione, vediamo. Oddio, se risponde a questa. Secondo la legge, cioè... di assunzione, l'immaginazione gioca un ruolo importante nel determinare ciò che una persona diventa. L'immaginazione consente alle persone di visualizzare se stesse assumendo comportamenti, abitudini e atteggiamenti positivi, ed immaginare cosa potrebbe essere la loro vita se li assumessero. Questo può aiutare le persone a sentirsi motivati e ispirati a cambiare la loro vita, e può anche aiutarla a immaginare e creare un piano per raggiungere i loro obiettivi. Inoltre, l'immaginazione può anche aiutare a creare un senso di fede e di credibilità nella possibilità di raggiungere i propri obiettivi, creando una sorta di effetto autorealizzazione, dove l'immagine mentale diventa una sorta di stimolo per agire e concretizzare ciò che si è immaginato. In sintesi, l'immaginazione può aiutare le persone a immaginare se stesse assumendo comportamenti positivi e a creare un piano per raggiungere i loro obiettivi, ed è una potente risorsa per cambiare la propria vita. Oh signore. No, sono basito. Sono basito. Oddio mio. No, capisco perché se ne parli tanto, eh. Cioè, effettivamente non immaginavo una cosa del genere. Possiamo provare altre due o tre domandine? Vai. Allora, che rapporto c'è tra magia e immaginazione? Che rapporto c'è tra magia e... aspetta, tra magia... bisogna vedere qui per magia cosa intende, no? Cioè se il gioco di prestigio o... vediamo un attimo. La magia e l'immaginazione hanno un rapporto stretto, poiché entrambe implicano l'uso della mente per creare cambiamenti nel mondo fisico o nelle circostanze. La magia è spesso definita come l'arte di causare cambiamenti attraverso l'uso della volontà e dell'immaginazione. Nella magia si utilizzano simboli, parole, gesti e rituali per concentrare la mente su un obiettivo specifico e per invocare o evocare le forze soprannaturali per aiutare a raggiungere quell'obiettivo. L'immaginazione, d'altra parte, è la capacità della mente di creare immagini mentali e di visualizzare situazioni circostanze. Costanze. Nella magia, l'immaginazione viene utilizzata per creare un'immagine mentale precisa del risultato desiderato e per concentrarsi su di esso con forza e determinazione. In sintesi, la magia fa uso dell'immaginazione per creare cambiamenti concreti nel mondo fisico, utilizzando simboli, parole, gesti e rituali per concentrare la mente su un obiettivo preciso. In questo senso, l'immaginazione è una componente fondamentale della magia, poiché consente di visualizzare e concentrarsi sull'obiettivo desiderato. Oh Madonna. Minchia. Cioè, no, è strabiliante, cioè non rimango, guarda, sono senza parole. Allora, senti, ma allora chiediamogli qualcosa di complottista, vediamo. Vai. Per esempio. Guarda, la Franzoni ha davvero ucciso Samuele Lorenzi?
La Franzoni ha veramente ucciso Samuele. Pensavo io gli avevi fatto un'altra domanda. Vediamo perché se sulla aspetta. No, sì, aspetta, giusto. aspetta. No, lo so capito. Chi dice Vini era il mostro di Firenze? Esatto, ho pensato la stessa cosa. Vabbè, mai scritto la ho scritto la Franzoni. Vediamo un po' se è ferrato anche sulla cronaca. Non ha informazioni su un evento specifico chiamato l'uccisione di Samuele Lorenzi da parte della Franzoni. Non conosco nessuna persona chiamata Franzoni e nessun evento chiamato l'uccisione di Samuele Lorenzi che sia stato riportato nei media o in qualsiasi altra fonte affidabile. Capito, Paolo? Affidabile. Mi dispiace, non poter essere d'aiuto. Si prega di fornire maggiori informazioni. Allora chiamiamolo il delitto di cogne. Anna Maria, vero? Anna Maria Franzoni è davvero la responsabile dell'omicidio di Cogne? Qui parte. Anna Maria Franzoni è una donna italiana che nel 2003 è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio di suo figlio Samuele Lorenzi. Allora lo conosci. Di 2 anni e mezzo a Cogne. Nel 2002 la sua condanna è stata confermata in appello, nel 2007 in Cassazione, nel 2011. La Franzoni ha sempre negato la sua colpevolezza, sostenendo che il bambino era morto in seguito a un incidente domestico. Durante il processo però sono stati presentati elementi che hanno portato alla sua condanna, come le testimonianze di alcuni familiari e amici che hanno dichiarato di aver visto la donna in preda alla rabbia e alla frustrazione nei confronti del figlio e le perizie mediche che hanno evidenziato segni di violenza sul corpo del bambino. In sintesi, Anna Maria Franzoni è stata condannata per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi e la sua colpevolezza è stata confermata in diversi gradi di giudizio. Basta. Quindi va sull'ufficialista qui. Adesso facciamo la domanda. Sì. Pierluigi Vigna era il mostro di eccetera. Vediamo, non conosco nessun sicuramente, vediamo. Sta pensando. Pierluigi Vigna non è stato considerato come il mostro di Firenze dalle autorità giudiziarie. Il mostro di Firenze è il soprannome dato al serial killer o i serial killer che commisero alcuni omicidi brutali tra il 1968 e il 1985 nella campagna fiorentina. Le vittime erano principalmente coppie in vacanza che venivano uccise con armi da fuoco mentre si trovavano nei loro campeggi. Nonostante le indagini siano state condotte per decenni, non c'è stata una sentenza definitiva per questi omicidi e il caso è ancora aperto. Qui sbaglia però Paolo, perché dice... Sì, vabbè, quindi fa... No, sbaglia anche dopo, perché dice che Pierluigi Vigna invece è stato un giornalista e scrittore italiano, noto soprattutto per i suoi libri sui casi di cronaca nera e criminale, tra cui il caso del mostro di Firenze. Nel 2000... Ma qui sta facendo, Paolo, una cosa incredibile. Sono sconvolto. Sta confondendo Pierluigi Vigna con Cospezzi, Paolo. Ma ti che... Ah, già, beh, diciamo che l'ha confuso non a caso. Diciamo che questa intelligenza artificiale c'ha un inconscio, però, perché l'ha confusi, appunto, ma non casualmente. Senti. No, aspetta, fammi finire perché è interessante. Noto soprattutto per capire perché li ha confusi. Pierluigi Vigna invece è stato un giornalista e scrittore italiano, noto soprattutto per i suoi libri sui casi di cronaca, tra cui il mostro di Firenze. Nel 2006 Vigna è stato arrestato insieme ad altre 3 persone accusate di diffamazione nei confronti di un uomo che era stato arrestato e poi assolto per gli omicidi del mostro di Firenze. Vigna è stato poi assolto in primo grado ma condannato in appello. Non ci sono prove che collegherebbero Vigna agli omicidi del mostro di Firenze. Non ci so. Però allora non è neanche Spezzi, forse? O sì? Sì. No, è Spezzi, sì, infatti. Sì. Sta parlando di Spezzi. Beh, curioso però questo. No, tu gli chiedi Vigna, ti dice Spezzi. Sì. Proviamo, vai. Vedi chi è Paolo Franceschetti? Vediamo se c'è. Sulle persone fisse, no. Io ho provato con alcuni nomi, non dice che non li conosce. Vediamo. Ah, ok. Quindi. Vediamo. Forse a te ti conosce.
Ah no, Paolo Franceschetti non è una persona famosa o di pubblico interesse di cui ha informazioni. Paolo Franceschetti potrebbe essere una persona comune, un professionista, un imprenditore che non ha raggiunto una certa notorietà o fama al di fuori del suo ambiente di lavoro familiare. Senza ulteriori informazioni non posso fornirti maggiori dettagli. Allora, chi è il blogger? Vediamo. Paolo Franceschetti. Otò. Paolo Franceschetti è un blogger e giornalista, hai capito Paolo? Conosciuto per i suoi scritti su temi di attualità, tecnologia e sicurezza informatica. Ma quando mai? Ha scritto... Ah, forse è un altro... Questo è un altro... Ah, Paolo, hai scritto per diversi siti e riviste italiane, incluso il Fatto Quotidiano, Wired Italia, La Stampa, Il Sole 24 e anche Repubblica. Però ha anche un proprio sito web e canale YouTube in cui condivide la sua esperienza e conoscenza in questi campi. Paolo Franceschetti è stato... No, anche... ma magari parlerà... di un altro, aspetta, di un omonimo. Non è che... Sì, perché ci sono almeno due o tre Paolo Franceschetti che ogni tanto compaiono alle cronache. Chi è l'avvocato? Magari... Boh, chi è l'avvocato? No, però sai perché mi ricordo che c'era un videogioco... in cui dovevi individuare un personaggio. Sì. Ora non mi ricordo più sto videogioco come si chiamava, cioè, però mi colpì che cioè tu potevi mettere che ne so, delle domande su Nostradamus e gliele facevi, no? Mi facevi una domanda tipo chi è un veggente che è nato nel 1500 e lui ti rispondeva. Nel caso c'erano tanti personaggi, compresi io e Mazzucco, no? Ora non mi ricordo su Mazzucco che cosa dicevano, mi ricordo che su di me veniva fuori è un personaggio stupido che dice cose stupide. ed era un complottista, sì, appunto. Cioè, ora non mi ricordo più, però è uscito diversi anni fa e già questo era abbastanza inquietante, comunque. Ma questa cosa qui è ancora più inquietante, comunque, cioè. Sì, no, no, indubbiamente. Poi io dico, cioè, questo è quello che ci fanno vedere. Ma tu pensa, Paolo, a che livello saranno arrivati che non vediamo? Guarda, Fabio, io, diciamo, di tutte le esperienze che ho fatto, sì, no, ce ne ho due che racconto spesso. Allora, una è quella di Galeazzo Gargiulo. Eccolo, grande che Galeazzo. Io aveva su di me delle informazioni talmente precise che a me mi aveva veramente sorpreso. Cioè, io lo so che questa, cioè, diciamo, i nostri servizi segreti hanno informazioni su tutti e sono molto precise e ti conoscono dal punto di vista psicologico molto meglio di quanto ti conosci tu stesso. E mi aveva veramente colpito la profondità con cui scavava dentro ai miei pensieri, cioè scavava, mi riportava dei miei pensieri talmente intimi che obiettivamente sì, c'era da rimanere sbigottiti. E questa era solo un, vabbè, un personaggio come Galeazzo Gargiulo, quindi insomma non era manco, no? Vabbè, adesso non mi vengono le parole, comunque penso che si sia capito. L'altra cosa è la mia coach che si chiamerebbe mental coach, spiritual coach, adesso non so qual è il nome corretto, comunque con cui faccio sedute da un anno. Questa Daniela ha un macchinario che è stato inventato dalla CIA negli anni 50 e capta i corpi sottili non solo delle persone ma anche di case, di gruppi, e può inviare frequenze, pensieri, messaggi e può cambiare la struttura energetica delle persone o delle cose. Quindi nel caso mio, quando mi si è collegata la prima volta a distanza, quindi lei stava a Monza, io stavo a Bologna in quel momento, si collega e mi dice: ah, il macchinario mi dice che c'ha il mal di denti. Mi ha tarato il macchinario su una certa frequenza e il mal di denti mi è sparito. Inoltre capta i desideri inconsci o le problematiche inconsci, e quindi Daniele mi dice: cioè, il macchinario mi dice che hai questo desiderio inconscio. Minchia, Fabio, ti assicuro che è abbastanza inquietante. Stiamo parlando di un macchinario degli anni 50, quindi figuriamoci adesso, dopo 70 anni, che cosa avranno
Con macchinari di questo tipo, anche più sofisticati, tu puoi influenzare la mente di una persona a distanza o la mente di interi gruppi a distanza. Puoi influenzare la struttura energetica e, se usato male, ovviamente ti immagini che uso puoi farne. È un macchinario in libera vendita, che lo può avere, lo può comprare chiunque. Poi non tutti lo possono usare, perché ci vuole, c'è un lungo addestramento, c'è un manuale di istruzioni che sembra un'enciclopedia, insomma. Quindi non è che tu lo compri, lo tari e, no, non è così semplice, per fortuna. Ma io immagino che oggi ci siano cose molto più semplici alla portata, non dico di tutti, ma insomma quasi, fortunatamente non diffuse, perché altrimenti pensa che danni che si potrebbero fare. Stiamo parlando quindi di tecnologia, ripeto, degli anni 50. L'ho visto sto macchinario, poi un giorno ho incontrato Daniela personalmente e l'ho visto, no? Questo macchinario sembra un tostapane, cioè così, che dici, che è sta roba? Non, tu ti aspetti, no? Chissà che cosa, un robone, no, è una sorta di tostapane con delle spie che lo colleghi a un PC, e poi c'è tutto il programma e ti manda l'immagine dell'aura anche a distanza di una persona. Lei si collega a distanza con qualunque cosa, situazione o persona. Pensa un po'. Ah sì, poi parlavamo l'altra settimana con il cantautore Rocco e parlavamo anche di Wikipedia, che è aggiornata probabilmente da bot, perché la rapidità con cui modificano le voci, tipo muore uno, dopo un nanosecondo hanno già scritto che ne so, è stato un... E cioè, che neanche fosse uno lì pronto a aspettare che quello morisse, no? Cioè, quindi è già tra di noi questa roba, e chissà appunto come viene utilizzata. Ma tu pensa all'impatto di questa cosa, Paolo, nei luoghi di lavoro? Cioè, tante funzioni spariranno, cioè le faranno fare in questa maniera, io penso. Ok. Intanto però l'ascoltatore ti voleva tranquillizzare, perché adesso ti spiego anche il perché è nato questo discorso, perché esattamente ti dice Paolo Franceschetti: per il momento sei salvo, perché ha fatto la domanda a ChatGPT: saresti capace di farmi il tema Natale se ti fornisco i dati? Mi dispiace, risponde ChatGPT, non ho la capacità di calcolare temi natali, tuttavia posso offrirti informazioni generali sull'argomento o aiutarti a trovare un software o un astrologo professionista che possa aiutarti. No, vabbè, ma questo me l'immaginavo, cioè è straordinario effettivamente come strumento di ricerca, eccetera, però l'intelligenza artificiale secondo me non potrà mai sostituire l'essere umano. Sai quale essere umano potrà sostituire l'intelligenza artificiale? La persona comune, sì. Quella normale, quella che procede per schemi, e quello addirittura ti funzionerà meglio, sì. Ma tu non potrai mai sostituire un veggente, un sensitivo, un mago, prendiamo un personaggio come oddio, come si chiama quello dei servizi segreti che adesso fa il coach spirituale, Umberto Di Grazia, sì. No? Che ha delle capacità come essere un roll, un Falco Tarassaco, un Nostradamus, per andare a personaggi del passato. Questi personaggi qui non potranno mai essere sostituiti da una macchina. Alcune cose che fanno questi personaggi potranno farle anche le macchine. Ad esempio, questo macchinario che ha Daniela è un macchinario che può andare a sostituire alcuni, non tutti, trattamenti energetici fatti a distanza, perché ti lavora sull'aura, ti migliora le energie, ti migliora lo stato energetico, ti può addirittura individuare se sei parassitato o meno, ad esempio, se c'è un parassito o no. Quindi alcune funzioni le può sostituire, ma alcune. Poi non potrà mai sostituire quella parte, diciamo, umana e tipicamente umana, quella parte più divina, diciamo, quella non la sostituirà mai. E per fortuna che l'uomo ha una parte divina, e va bene così, cioè, che possiamo fare? Niente, non è un processo che è inevitabile, questo del tentativo di alcune forze di integrare l'uomo con la macchina, di far diventare gli esseri umani delle macchine e di sostituire poi le macchine con gli esseri umani. Ma solo una parte dell'umanità potrà far così. Va detto che poi secondo me alcune persone sono già delle macchine, quindi
cioè non è che c'è bisogno di tanta tecnologia ulteriore, lo sono già e lo sono da tempo, insomma. E sono quelle persone totalmente prevedibili e che non hanno nessuna capacità oltre quello di obbedire agli ordini, siano essi gli ordini della società, della famiglia, della televisione, eccetera. Va bene, allora noi siamo arrivati qui alle, alla fine, però Paolo, in questo short che ricaveremo vorrei che tu però prendessi posizione per una volta, perché io passo le mie giornate, continuo a vedere questa piaga della, dei cornetti con la marmellata messa dopo. Io ti prego Paolo di mettere fine a questo fatto, è inammissibile. Scusa, mi è successo anche stamattina. Chiedi a questo programma. Ah, giusto, bravo, aspetta. Bravo. Se inserisci, si può eliminare la piaga del cornetto sì, con la marmellata messa dopo. Allora, si può. Anzi, cosa ne pensi? Cosa ne pensi della piaga della marmellata messa dopo nei cornetti venduti al bar? Quando io posso dire una cosa, se siete dei baristi e vi chiedo io Paolo, no? C'è, io capisco che il barista non vuole far rimanere male il cliente, che vuole il cornetto con la marmellata alla bicocca, e quindi se non ce l'hai, però non è che allora io non c'ho una cosa, allora mi invento, nel senso, dice quella frase: se vuoi ce la metto adesso. Ma quanto è odiosa questa frase? No. In realtà no, per me non è così, perché adesso ti spiego. Molti cornetti con la marmellata, sì, ci hai fatto caso, sì, no? Oppure con la cioccolata, cioè hanno uno spudo di marmellata all'interno, sì, me l'hai che, detto, tu, sì, che io delle volte mi verrebbe da tirargli il cornetto e dire: ma questa stronzata te la mangi tu. Oh, invece quando te lo mettono dentro, spesso lo tagliano a metà e te ne mettono di più di marmellata. Quando lo tagliano a metà, Paolo, è una cosa, una violenza che non devi fare. Sì, ma non è lo stesso sapore. Tu ce ne puoi mettere anche un chilo. Allora lo faccio a casa, lo taglio a metà, apro un barattolo di marmellata, lo faccio da me e lo faccio uguale. Cioè, non è la stessa cosa, non ha lo stesso sapore. Ce ne puoi mettere anche un chilo, ma lo senti che è una cosa staccata? Allora, qui ci stava bene anche. E che cazzo, giusto Paolo? Cosa ne pensi? Chiedo a ChatGPT: cosa ne pensi della piaga della marmellata messa dopo, anzi messa, scriviamo per bene, messa successivamente nei cornetti originariamente vuoti venduti al bar? Mi sembra chiara la domanda, vediamo se risponde. Come modello di intelligenza artificiale non ho la capacità di avere opinioni personali. Ah, non gli sta bene, perché non posso solo fornirti informazioni. Allora, perché al bar spesso viene messa la marmellata nei cornetti solo dopo la cottura? Vediamo. Adesso sta ancora rispondendo alla prima. Allora, vediamo. Ci sono diverse ragioni per cui al bar... Ah, diverse ragioni addirittura, è un caso complesso, per cui al bar... per cui al bar spesso la marmellata viene messa nei cornetti solo dopo la cottura. Una delle ragioni principali è che la marmellata potrebbe causare la fuoriuscita del ripieno durante la cottura, rendendo il cornetto meno gradevole esteticamente e compromettendo la sua consistenza. Inoltre, aggiungere la marmellata dopo la cottura... consente di evitare che il calore eccessivo la faccia liquefare o bruciare, garantendo che il cornetto sia sempre fresco e croccante. Inoltre, alcuni bar potrebbero offrire una varietà di opzioni di ripieno e gusto, e mettere la marmellata solo dopo la cottura permette di personalizzare i cornetti in base alle preferenze dei clienti. In questo modo i clienti possono scegliere di avere un cornetto con marmellata, crema o altri ripieni a loro scelta. In sintesi, (ride)
In sintesi, mettere la marmellata nei cornetti solo dopo la cottura permette di evitare la fuoriuscita del ripieno, di mantenere il cornetto croccante e fresco e di offrire opzioni di gusto personalizzate ai clienti. Quindi fa, ultimamente però lo fa da qualche giorno, almeno io non l'avevo notato all'inizio, di tutte le voci, poi ti scrive in sintesi in fondo, cioè ti fa pure il riassunto. Comunque, adesso ci penserò se queste risposte hanno una logica, però ecco, se siete dei baristi, smettetela con questa roba. Se non ce l'avete, lo prendo vuoto, va bene? Più dignitoso, va bene? Allora, grazie a Paolo Franceschetti, che noi risentiremo la prossima settimana. E adesso immagino che lui passerà tutta la settimana a provare ChatGPT, vero Paolo? Perché te questa cosa no, adesso... Ma guarda, no, adesso effettivamente mi hai aperto un mondo. Vabbè, ma dove si fa? Cioè, vabbè, poi mandami il link. No, basta che scrivi chat su Google, ChatGPT è il primo sito. Registrare con Google, non so se c'hai, insomma, devi fare una registrazione, un login e poi è a posto. Vabbè, allora siamo arrivati davvero alla fine. Grazie a tutti per essere stati con noi fino a quest'ora e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Paolo.